Dicevo, vi presentiamo questi lavori di ristrutturazione con ampliamento dell'attuale sede del Centro dell'Impiego di Cento, che per la stampa presente, visto che sono del territorio, conosceranno la collocazione, ma parliamo dell'edificio che è sito in via Marescalca 45, che è un centro per l'impiego funzionante, che appunto verrà potenziato anche sotto il profilo dell'organico, ma poi su questo, come dire, lascio ovviamente la parola all'assessore Colla, ma verrà messa in campo anche un'importante ristrutturazione dal valore economico di 590.000 euro, finanziata al 90% con il contributo dell'agenzia. Quindi questa vicinanza, diciamo, non è solo di presenza, ma è una vicinanza anche, insomma, di sostanza, come si suol dire. La parte restante ovviamente sarà quella messa dal Comune di Cento. I metri quadrati che, diciamo, calpestabili della nostra struttura sono quasi 400, quindi 340-350, una struttura molto importante nel nostro territorio, storica, sulla quale i cittadini fanno particolare affidamento, anche perché la conoscono molto bene. E i lavori sostanzialmente, adesso io non sono un tecnico ma mi permetto di illustrarveli velocemente in modo tale che lo possiate riportare, interesseranno appunto tutto lo stabile del centro per l'impiego, e verrà aggiunta una parte davanti, quindi verrà aggiunto un locale davanti al centro, all'attuale struttura, in modo tale da appunto aumentare anche la possibilità di persone che vi lavorano all'interno. Verrà, ne approfitteremo anche per, come dire, efficientare la struttura, che è una struttura importante ma abbastanza datata, quindi verranno rimosse tutte le guaine esistenti sul tetto, verranno sostituite, verranno ovviamente messe con tutti i materiali che rispettano gli standard costruttivi della nostra epoca. Verrà aggiunto un ascensore, ovviamente questo per far sì che l'intervento abbia anche un'accessibilità importante per tutti gli utenti, perché appunto essendo un edificio datato non era, diciamo, proprio super accessibile, e quindi questo ci permetterà e farà sì che il nostro centro per l'impiego possa essere una struttura nuova. E ovviamente anche all'interno verrà cambiata, diciamo, quindi verrà fatto un restyling, chiamiamolo così, verrà cambiata anche la distribuzione degli uffici, cercando di far sì che il luogo sia più accogliente rispetto a quello che è stato sin d'ora, visto che l'utenza è molto importante, e quindi ci permetterà di avere un luogo nuovo, più bello e più funzionale. Quando verranno fatti questi lavori? Insieme, diciamo, la tempistica concordata insieme all'agenzia regionale prevede che entro il 31 marzo venga approvato il progetto esecutivo e definitivo, quindi proprio conclusa la progettazione in ogni suo minimo dettaglio, per arrivare all'avvio dei lavori entro il 30 settembre. Quindi, diciamo, tra il 31 marzo e il 30 settembre espleteremo tutte le procedure necessarie alla realizzazione dei lavori, con l'obiettivo di finirli entro il 30 giugno. Poi dopo sappiamo tutti che i cantieri iniziano, poi dopo, diciamo, vanno gestiti, però ecco, queste sono la timeline, se così possiamo chiamarla, di questo importante intervento sul territorio. In tutto avremo 12 sale riunioni corsi, più gli spazi accessori, che sono la sala d'attesa, l'archivio, i servizi, insomma, non dico nulla di nuovo, ma non voglio neanche focalizzarmi troppo su questo. Concludo ringraziando di nuovo l'assessore Colla per lasciargli poi ovviamente la parola, dicendo che come amministrazione comunale non possiamo che essere contenti che ci sia questa attenzione da parte della Regione verso i nostri territori, perché ripeto, oggi siamo qui a Cento, ma l'assessore Colla ha già fatto diversi di questi incontri su tutto il territorio, perché denotano una sensibilità, se così possiamo definirla, molto importante della Giunta regionale a dei temi che sappiamo tutti essere altrettanto importanti, i temi del lavoro, la possibilità, insomma, di anche per alcune fasce di popolazione di rimettersi in un mondo del lavoro che cambia, che per alcuni aspetti diventa sicuramente più complicato, ma rispetto alla quale la Regione Emilia-Romagna ha dimostrato in ciascuno di questi momenti storici un po' complicati
di saper rispondere presente prima di tutto con il proprio sistema istituzionale, ma poi anche col proprio sistema produttivo, in una logica di lavoro comune che ci vede con giacche diverse, permettetemi di dirla così, ma con un obiettivo comune che è quello di far sì che la nostra regione sia una regione e la nostra terra, quindi anche le nostre città, dove si vive bene, si lavora con una qualità del lavoro di un certo tipo e insomma si possa, ecco, vivere nelle nostre città. Quindi io concludo, vi ringrazio e lascio la parola all'assessore Collo. Grazie sindaco, fa piacere a me essere qua, complimenti anche per la mole di lavoro che hai messo in campo. E noi stiamo facendo investimenti a sistema, andremo a fare investimenti in tutti i 38 centri per l'impiego, che fa riferimento ai 38 distretti che abbiamo in questa regione, e quindi stiamo facendo un'operazione a sistema che abbia le caratteristiche che ovviamente se entra un soggetto dentro al centro per l'impiego di Cento trova le stesse risposte, la stessa qualità, la stessa ovviamente qualità di risposta che c'è a Bologna, che c'è in un altro luogo. Questo è fondamentale, vogliamo fare un sistema uniforme, tanto più che abbiamo anche fatto un restyling, il marchio a volte, no? Anche i marchi contano, per dire vogliamo essere trasversali, un racconto che va in quella direzione, un sito molto anche molto innovativo che va in rapporto anche diretto digitale, quindi nelle sedi entra anche tecnologia, entrano persone, passiamo da 5 a 8 persone dirette a tempo pieno, che ovviamente anche le persone sono fondamentali, ma la cosa per noi è importante che quando fai la ristrutturazione di un luogo pubblico si rafforza sempre il valore del pubblico, il valore del lavoro pubblico. E quindi entrare in un luogo come questo, entrare in luoghi belli, fa sempre la differenza, tanto più per il pubblico, altrimenti rischi che ti vedono indebolito soltanto entrando nei luoghi, mentre invece avere dei luoghi confacenti, con tecnologia, con operatori di qualità, e siccome noi siamo per il sistema integrato, quando si rafforzano i sistemi pubblici si rafforzano anche i sistemi privati e viceversa. Il nostro modello è il sistema integrato, i soggetti pubblici e privati si riconoscono e decidono di posizionare delle strategie, perché nei centri per l'impiego non è che entrano soltanto la gente che ha bisogno di trovare un lavoro, che deve cambiare lavoro, ma entrano le imprese, entrano i professionisti, entrano gli enti di formazione, quindi è come un luogo interconnesso con i soggetti di questo territorio, in questo caso, quindi molto bene. Io ringrazio anche la mia struttura che sono qui per la mole di lavoro che fanno, e poi abbiamo lanciato un messaggio, e non solo un messaggio, per me è un fatto anche organizzativo, di scelta anche istituzionale. Questi luoghi devono diventare centri per l'impiego di comunità, devono essere in rete col territorio, gli operatori ovviamente non solo fanno accoglienza, ma devono essere in rete, fare iniziative nel territorio, essere in rete col sindaco, con le associazioni territoriali, le imprese, le organizzazioni sindacali, e quindi dire quello che stiamo facendo, perché mi sono accorto che i centri per l'impiego erano visti un po' come dei soggetti chiusi, un po' burocratici, mentre invece fanno una mole di lavoro incredibile, e quindi mettiamole in evidenza anche per poi avere un feedback rispetto alle aspettative, anche i problemi che ci sono. Quando facciamo questa partecipazione funziona sempre, ce la forziamo sempre nel sistema della risposta pubblica, che poi è anche il ruolo dei nostri centri per l'impiego. L'investimento e la location è molto, molto bella, quindi diventa anche una location che hai la possibilità di avere sale per fare riunione, per fare formazione, quindi vai proprio in diretta nel sistema. E la cosa più importante per noi è anche le persone che cercano lavoro, fargli un'operazione di accoglienza per fargli poi incrociare domanda offerta. Abbiamo, vedete, in questa regione abbiamo la disoccupazione del 4%, al netto delle crisi
che le affrontiamo tutte una alla volta, vuol dire ci siamo al tavolo regionale, abbiamo 100 imprese che stiamo gestendo, poi ovviamente ci sono quelle più conclamate come quelle che hai detto tu, che seguiamo con grande attenzione, non ci possiamo permettere di perdere lavoro, tantomeno in queste aree che è inutile negarlo, hanno anche dei punti di sofferenza, no? Perché grande storia e tradizione industriale, il cambiamento può creare problemi se non l'accompagniamo, se non reindustrializziamo, se non facciamo investimenti, ma anche se non abbiamo competenze e saperi per incrociare domanda e offerta. Ecco, il ruolo dei centri per l'impiego va in quella direzione. Ovviamente i centri per l'impiego sono anche il luogo per allungare la mano alle figure fragili, perché tutte le figure fragili, collocamento obbligatori, passano lì, hanno un rapporto lì, le relazioni con le imprese sono lì, e quindi non solo domanda-offerta, ma anche dobbiamo sempre guardare come facciamo a sgonfiare una bolla comunque di povertà, di lavoro povero che c'è anche nella nostra regione. Noi abbiamo 2 milioni di occupati, quindi abbiamo degli indicatori in questa regione eccezionali, non ho bisogno di elencarli, ma non mi importa più l'indicatore Istat, 4% di disoccupazione, gli economisti direbbero che è fisiologico e hanno anche ragione, ma siccome non mi importa più il dato Istat, perché basta lavorare poco per diventare un lavoratore dipendente o indipendente, mi importa capire cosa c'è dentro in quei 2 milioni di occupati. Abbiamo una sacca anche noi di lavoro povero, poche ore lavorate, frammentazione, e quindi dobbiamo evitare la polarizzazione, perché questa tecnologia poi tra l'altro polarizza. Se non la governiamo rischiamo di avere degli ottimati e sotto una bolla di lavoro povero, di imprese povere che hanno l'analfabetismo dell'innovazione. Mentre la storia della nostra regione è sempre stata una storia di un corpaccione centrale molto forte. Obama direbbe la middle class, che non sono i ricchi, sono le imprese di qualità, valore aggiunto, redistribuzione, economia sociale e lavoro di qualità. Questa è stata è la storia di questa regione, che poi fa anche una regione che partecipa alla politica, alle istituzioni, che quando perdi il lavoro non è che puoi dire uno stai moderato che poi arriviamo, gli devi dire qual è il suo futuro, quali sono le possibilità, lo devi accogliere, perché altrimenti se quello non ha una risposta parte la rabbia, e la rabbia scavalca tutti. E quando sei dentro la rabbia ovviamente il rischio anche, no, inevitabile anche di avere dei concetti di rischio anche di populismi dal punto di vista delle reazioni. Quindi ho fatto questo perimetro per dirvi l'importanza che ha un luogo pubblico di questa portata. Ovviamente siamo dentro al tratto più importante, riuscire a dare una risposta al lavoro vuol dire riuscire a dare una risposta all'articolo 1 della nostra Costituzione, quindi partiamo tutti da lì, ecco, e quindi è bene stare attaccati lì. Ultimamente stiamo agendo anche con una nuova operazione che si chiama GOL, Garanzia Occupabilità Lavoro. Ci sono state un po' di critiche su questo strumento, da noi sta funzionando, lo vogliamo tenere, funziona. Perché è un modello che è molto affine alla nostra impostazione. Cioè quelli che entrano non è che deve essere solo un atto burocratico che ti certifico un posto di lavoro dove devi andare a quant'altro. No, lì c'è un'accoglienza, è come se tu, il soggetto, si siede, verifichiamo le sue competenze, cosa hai fatto. Quindi c'è un'accoglienza vera. E a quella persona gli diciamo guarda ci sono queste possibilità, ti accompagniamo con la formazione, il vestito è il sarto che facciamo al soggetto. Prima non è mai stato così. E siamo riusciti ad accogliere 100.000 persone ai nostri uffici, e di quelle 100.000 persone quasi il 60% hanno trovato una collocazione. Poi certo c'è anche una rotazione, che alcuni trovano a tempo determinato ritorno, ma insomma un dato incredibile, altrimenti se non li accompagnavi certamente non avresti avuto risultato di questa portata. E per la prima volta, e chiudo, con questo strumento si agisce sulle politiche attive e sull'orientamento. Questo è un paese che non ha mai, abbiamo sempre discusso gli ammortizzatori, le pensioni, l'ho fatto anch'io, non è che continuiamo a farlo, non è che sia un problema, però
secondo me abbiamo guardato poco le politiche attive per allargare la gente che lavora, perché la demografia piatta, natalità piatta, se non allarghiamo la mole della gente che lavora, siamo a 23 milioni di pensionati, 23 milioni e 6 di occupati, e quindi non c'è nessun welfare che è in grado di reggere se non allarghiamo questo sistema. Di quei 600.000, tra l'altro 200.000 sono in più delle Emilia Romagna, ma io so che comunque se non si agisce su quei sistemi prima o poi ci si presenta il conto sociale. Ecco, questa deve essere anche la discussione che vogliamo portare nelle nostre comunità, insieme alle nostre istituzioni. Gli operatori avranno sempre formazione costante, ce lo chiedono, tutti hanno partecipato a formazione, perché devi essere in grado anche di capire dove sta andando il cambiamento. Dirigenti, master universitari, formazione continua, quindi tecnologia, digitalizzazione. Abbiamo fatto entrare anche, noi siamo sempre per il patto generazionale, quelli che hanno esperienza, ma anche quelli che entrano, che hanno, io li chiamo quelli dell'era digitale, che sono bravissimi, hanno una dimestichezza con gli strumenti digitali e sta funzionando. Questo è il perimetro della nostra discussione, l'investimento è molto bello, sono soldi spesi bene, quindi quando avremo poi tutto finito, vedrete che sarà un'ottima operazione per la città. Grazie.